No, beh, io, come ha detto Michele, sì, ho 20 anni e in realtà prima di entrare in seminario non avevo mai pensato alla preghiera. E io ho fatto liceo scientifico, ho fatto un sacco di cose in parrocchia di cui vado fiero alcune, di cui non vado fiero altre, ma quelle non sono importanti. Direi che ero più un attivista in parrocchia, quindi cercavo di fare, ma sulla mia vita non mi concentravo tanto, forse mi preoccupavo un po'. Allora arrivò il giorno in cui capitò l'intuizione di pensare a un possibile ingresso in seminario, e da lì direi che è partito un po' il mio conoscere il Signore, che poi è la preghiera, il mio rapporto con il Signore. Chiamiamola preghiera, chiamiamola amicizia, è la stessa cosa. La mia amicizia col Signore è iniziata in terza liceo, più una conoscenza, perché non ero il tipo che pregava tanto, mi piaceva fare, ma pregare tuttora faccio un po' fatica, ma fa niente. No, la mia esperienza è iniziata con la preghiera comunitaria. Io ho sempre avuto un po' la paura di trovarmi da solo col Signore faccia a faccia, e quindi la mia esperienza è iniziata con la preghiera comunitaria. Nel mio oratorio c'era una bella abitudine, che era quella del vespero la domenica sera. Concludevamo così la settimana, si apriva una nuova, si ringraziava, si chiedeva perdono. Era un bel pregare quello lì. E da lì è iniziato un po' il mio approccio alla preghiera. Però penso che si sia concluso lì fino all'ingresso in seminario. La parte più interessante è l'ingresso in seminario, perché penso di non aver mai vissuto così intensamente un anno come 5 anni prima. Un anno di seminario mi ha fatto passare da una fase elevata del cammino di preghiera, mi ha fatto saltellare un po'. Io sono entrato in seminario che appunto il mio limite era che non pregavo, la mia paura è che facevo fatica. Ho iniziato in seminario ad approcciarmi un po' alla preghiera dei salmi, con le liturgie delle ore, va bene, ma la cosa più bella era riconoscere nelle parole, che poi i salmi, sapete, non sono qualcosa di astruso, è il vissuto di una persona che si è raccontata, che si racconta e racconta l'amicizia col Signore, per quelli li usiamo per pregare, se no non sarebbero utili se fossero astrusi, astratti. E la cosa bella è che lì dentro c'era il vissuto di una persona, e nel vissuto della persona tu riconoscevi il suo rapporto con il Signore, ed era la cosa emozionante e che mi emoziona tuttora. Ho iniziato dalla preghiera dei salmi, che mi dava una certa soddisfazione, diciamo, però sì, si fermava lì. Io cercavo sempre, avevo un po' un atteggiamento possessivo sulla preghiera, cercavo di guadagnare qualcosa dalla preghiera, ma in realtà non mi interessava la relazione vera, cercavo di essere contento io, di avere la mia vita tranquilla, il mio stato. E poi è arrivato un momento particolare che sottolineo con forza, che sono gli esercizi spirituali di Quaresima. È stata una svolta nella mia preghiera. Da lì ho iniziato a vivere con il Signore e per il Signore. Perché? Perché non è che abbia fatto grandi cose, ma il Signore mi ha messo davanti all'inutilità dello sforzo di guadagnare qualcosa dalla preghiera. Era la bellezza di ricevere qualcosa da quotidiano. Io uso sempre l'immagine, che mi piace molto, non so se ce l'avete presente. Nel libro dell'Esodo c'è il popolo di Israele che reclama cibo, aveva fame, diciamo che gorgogliamo un po' lo stomaco, e era nel deserto, pure stelle, 40 anni nel deserto, poi non abbiamo fame. E cosa succede? Qualcuno doveva dargli da mangiare, il Signore, uso questa espressione, non prendetela letteralmente, si sveglia anche lui. Cosa gli dà? Gli dà la manna, furbo il Signore, furbo perché gli dà da mangiare, li accontenta, ma li educa. E lo stesso ha fatto con me. La manna che cos'era? Era questa sostanza non ben conosciuta. E la preghiera che cos'è? Qualcosa di non ben conosciuto. È una relazione, ma all'inizio è qualcosa di fumoso. In realtà poi capisci quanto è gustoso. La manna veniva data giorno per giorno. Non veniva data in dosi sovrabbondanti, non veniva data poca, veniva dato il giusto per ognuno. Per ognuno, sottolineo. Il giusto per ognuno. Se il popolo cercava di trattenerla, o marciva, o non la trovava più. Comunque rimaneva fregato. E io sono rimasto fregato, allo stesso modo. Diciamo che il Signore si è divertito anche su questo punto di vista.
ovviamente su tanti aspetti, perché penso che si faccia delle grandi risate sul sottoscritto proprio. E la cosa bella è che anche io ho tentato di trattenere qualcosa per me, di rinchiudere il Signore dentro un barattolo di vetro con un tappo di sughero gigantesco. Non ci stava dentro. O spariva e quindi non vedevo più, o esplodeva e quindi era solo dannoso per me. Allora è cambiato il mio rapporto, e il mio rapporto è cambiato in funzione di una cosa, quella che si chiama parola di Dio, che non è una cosa astrusa, anche quella con i salmi, che non sono astrusi, è una cosa molto concreta, che è il parlare del Signore nel quotidiano della vita. Ha parlato tanti uomini prima, noi dobbiamo rileggere quello che ci viene presentato, che non è da buttare via perché è stato scritto tanti anni fa, ma è più prezioso di tanti libri di oggi, perché la Bibbia rimane comunque un best seller. Alla faccia dei best seller Mondadori, la Bibbia rimane un best seller. E quel best seller ci ha detto la storia di tanti uomini che non solo hanno dato la vita, hanno dato tanto, forse troppo, per qualcosa in cui credevano. Hanno riconosciuto nel Signore l'unica speranza della loro vita, roccia della salvezza, tante espressioni ritornano, baluardo, fortezza. Le immagini plastiche sono fantastiche. Tenetele, quando leggete un brano, tenete quelle immagini lì, vi danno l'idea del rapporto con il Signore, di chi è il Signore. Il Signore, se andate a fare una scalata in montagna, potete immaginarvelo come quel sasso che quando metti il piede non è fetente che si sposta, rimane lì e ti sorregge il piede e ti fa andare avanti. Il Signore non è quel fetente che non ferma l'attacco, non è quel muro di cartongesso che sembra solido, poi tira un pugno e si sfonda ed è deludente. No, il Signore è quel muro che se ti tira un pugno ti fa male, ti lascia il segno, spacca qualche nocca. Il Signore, usando un'immagine molto plastica, e questa la riprende una grande santa che è una grande amica, non pensate che sono schizofrenico, ma Santa Teresa è un'amicizia che ho riscoperto l'anno scorso in Quaresima. Santa Teresa usa l'immagine del giardiniere. Il Signore è un giardiniere furbo, non è un giardiniere scemo che prende la palla e va a casa. Il Signore è un giardiniere furbo che gira per il giardino e guarda attentamente. E noi siamo presenti alla scena. La nostra preghiera è quel pozzo nel giardino, quel giardiniere deve attingere l'acqua. No? L'immagine è un po' complicata perché fa parte di quell'immagine delle mistiche, però è carino. La nostra preghiera all'inizio è tentare di tirare sul secchio con la nostra forza. La nostra forza serve, non serve, chi lo sa? All'inizio serve, poi a un certo punto ci accorgiamo che l'acqua viene, ma noi mettiamo meno forza. Allora chi è che dà quest'acqua? È il giardiniere furbo, che vede che noi abbiamo già iniziato a innaffiare i fiori, arriva in aiuto e ci dà l'acqua, tranquilli. Arriva l'acqua e quest'acqua qui sgorga liberamente. A un certo punto riconosciamo che la forza che mettiamo non serve più a niente, perché l'acqua viene fuori da sola. Questa è l'immagine della preghiera che tengo molto cara. All'inizio, come posso almeno penso alla mia storia, è faticoso. È faticoso tirare fuori qualcosa dalla preghiera, è faticoso iniziare a relazionarsi con il Signore, perché è molto faticoso e lo riconosco e vi posso capire. Ma a un certo punto io inizio, però devo persistere nello sforzo. Io quando vado in montagna, se mi fermo faccio più fatica. Se io invece continuo con passo costante, abbasso la testa, guardo giù, avanti tranquillo, io so che ce la faccio, prima o poi arrivo, con calma. Mettendoci quello sforzo lì, prima o poi so che l'acqua arriva. Cioè che qualcosa arriva dalla preghiera, che inizio a gustare questo rapporto. Si tratta sempre di gusto, non si tratta di grande eccezionalità, si tratta di percepire la presenza del Signore nella quotidianità della vita o in piccole sensazioni che arrivano dalla preghiera. E poi a un certo punto non serve più il nostro sforzo, arriva liberamente il Signore che si relaziona con noi e così viene la preghiera, diventa spontanea, diventa una cosa della vita. E insisto su quest'ultimo punto, è un'intuizione a cui sono arrivato quest'anno, ve la consegno, siete le più persone a cui la consegno, sto facendo anche un lavoro su questo. Prima parte spirituale del Michele, sto facendo anche un lavoro su questo e quindi mi interessa anche mettermi alla prova su questo aspetto.
l'idea del rapporto tra la preghiera e la nostra vita di tutti i giorni. Non sono due cose collegate, parliamoci chiaro. Sono due cose che stanno dentro una nell'altra. Il Signore non parla con grandi fuochi d'artificio, non fa grandi eventi, ma parla nel sorriso degli amici, parla nelle amicizie, parla nei legami di famiglia, anche quelli difficili. Io vengo da una famiglia, me lo confido, in cui ci sono dei legami difficili, però ho riconosciuto che il Signore parla anche lì, e c'è, è presente e agisce. Parla nelle situazioni di oratorio, parla nelle cose più semplici. Non dobbiamo ricercare il Signore nelle grandi liturgie che non servono a nessuno, obiettivamente. Non voglio essere critico e forse un po' cattivello, perché ho questa vena, però in seminario a volte si cade nel ritualismo, cioè si cade nel cercare il Signore nelle grandi liturgie. No, il Signore è lì che ti parla tutti i giorni, ascolta. Voi nella vostra vita come potete sperimentare la presenza del Signore? Guardatevi attorno. Siete un bel gruppo, avete dei bravi educatori. I vostri educatori sono la presenza più semplice del Signore. Persone che dedicano il vostro tempo custodendovi, cercando di educarvi al cammino di preghiera, che sanno che è valido per la vostra vita e vi rende uomini e donne seri. Scusate l'espressione, con le palle. Secondo me questa è la presenza del Signore. Questa è, io ho fatto un incontro ai ragazzi di terza media quest'anno in campeggio e gli ho detto: la presenza del Signore è questa, non è altro, è questa. È il sorriso di un amico, una pacca sulla spalla, è tante cose. Provate a fare un esercizio quando tornerete in parrocchia. Ci sono tanti canti che facciamo con i giovani, con i ragazzi. Ti ringrazio mio Signore, dovete davvero, ci sono dei canti belli. Guardate quei testi lì. Iniziate ad approcciarvi a quei testi lì, poi arrivate alla parola di Dio, ma arrivate a quei testi lì che vi fanno intuire qualcosa di bello. Il Signore parla nella banalità della vita, nelle stupidate. Sì, il Signore parla, usando un'espressione di San Paolo, scusatemi, parla nella stoltezza del mondo. Quello che è stolto per il mondo è sapiente per Dio, la croce. Gesù poteva morire in un modo più nobile, facendosi spingere come i romani sulla spada. Lui invece è morto in croce come i codardi, gli scandalosi, i vigliacchi, i ladri. Però è così, il Signore parla così, e la croce è scandalo, va bene, ma noi lo accettiamo, è bello così. E la sfida che vi propongo da qui in avanti è: trovate il Signore nella banalità della vostra vita, della mia vita, della vita di tutti. Provate. Se riuscite a trovarlo, allora inizierete una vera relazione con il Signore, perché incontrerete il suo volto vero. Se lo cercate in modi troppo complicati, rischiate di cadere in un modo meccanico di cercarlo. Il Signore magari l'ha trovato lo stesso, ma non è quello che vuole farsi trovare, non è quel lato che vuole farvi vedere, non è quello che è utile per la vostra vita. Trovatelo nella semplicità e troverete il Signore. Io vi lascio un'ultima frase che mi è data dal Cardinal Martini, che è quella che ha scritto che scriveranno almeno sulla sua tomba: lampada per i miei passi, la tua parola, luce sul mio cammino. Lasciatevi trasformare dalla parola di Dio tutti i giorni. Provate, io ci ho provato, guardate, sto benissimo, cioè, sono sereno, sono tranquillo. Ogni tanto me ne frego di tutto e di tutti, ma faccio bene. Dovrei farlo. L'anno scorso mi è venuta la gastrite per qualche problemino così, Michele sa bene, per quello ride. Io sono libero, sono sereno, non c'è nulla da perdere. Lanciatevi nel cammino di preghiera che avete solo da guadagnarci. E basta, questa è una lunga testimonianza.